Salve, so che vi aspettavate che fossi in America, ma è successo un attimo un patatrac. Stavo appunto montando il vlog che state per guardare quando mi sono reso conto che non avevo più dei file. Praticamente ricordo che quella mattina avevo esaurito lo spazio sull'iPhone e quindi ho fatto l'upgrade di iCloud. Probabilmente ho sbagliato qualcosa e oltre all'upgrade ho anche cancellato tutti i file di quella mattina. Quindi questo vlog parte inoltrato. Quello che manca è la visita al MoMA e la review di quello che a quanto pare era il miglior hamburger fast food di New York. Mi spiace tantissimo, quindi a questo punto questo sarà l'ultimo daily vlog di New York, dove unirò le parti rimaste del penultimo giorno e tutto quanto l'ultimo giorno. È andata così, buona visione. Stiamo andando a vedere il memoriale dell'11 settembre. Questo è l'ingresso del World Trade Center e di qua abbiamo il memoriale. Questa è una e di là c'è l'altra. Location molto suggestiva. Se guardi questa parte non percepisci che questo è il riflesso, quindi sembra tutto lo stesso grattacielo, quindi sembra che questa parte è cielo, perché il One World è partito da metà. Proseguiamo con la prossima tappa. Ma qua cosa c'è qua? Ma che c'è qua dentro? Adesso attraversiamo questo parchetto, camminiamo tutto lungo Hudson fino ad arrivare a Battery Park. E là in fondo si intravede anche la Statua della Libertà. C'è un sole che non vedi niente. Bella sta passerella. Mi piace che camminando continuano a cambiare le architetture. Cioè, è figo, sembra di viaggiare tantissimo. Il piano adesso è prendere un battello gratuito che ti porta dall'altra parte della costa, da cui si vede anche la Statua della Libertà, e ce lo facciamo proprio col tramonto. Però parte tra 6 minuti e non sappiamo esattamente da dove si prenda. Maps dice che dobbiamo andare lì dentro, South Ferry. Staten Island Ferry. Dobbiamo entrare e capire dove. Sembra tipo una stazione da cui però partono anche i traghetti. Penso che tutte queste persone che stanno andando veloci in questa direzione stiano andando nel nostro stesso posto. Quindi seguiamo il flusso. O la va o la spacca. Non abbiamo tempo per documentarci. Saliamo su questo, vai. Ipotizziamo se è questo. Boh, ti direi che ce l'abbiamo fatta. A un minuto dalla partenza. Ma è gigantesco. E ci sono anche dei bagni. Ottimo. Comunque è proprio quello di Spider-Man. Non ricordo se è Homecoming o No Way Home. Comunque il primo della trilogia di Tom Holland. Figo. Dopodiché dalla poppa vai a prua e ti becchi Manhattan. Uè. Brooklyn, New Jersey. Siamo arrivati a Staten Island, Midtown Ferry, di qua. E dopo esattamente 2 minuti di permanenza, torniamo di là. Questa mossa serve unicamente per fare costa a costa e vedersi il panorama a gratis. Solo che questa nave non ha il fuori, peccato. Quindi la vista sarà da qua, non il top. Ma che roba! E direi che siamo arrivati. Adesso non abbiamo dei piani per la serata, in realtà, che è l'ultima serata qua a New York. Sembra il sole, ma è la luna. Ma che roba è? Assurdo. Il video non rende minimamente, dal vivo è spettacolare. Abbiamo trovato questo posto, tipo un mercato sulla riva, con un po' di posti per mangiare. C'è una bella atmosfera qua dentro. Rispetto a fuori che era deserto. Posticino carino. Con una bella vista sul locale. Per una volta ci hanno dato un tavolo buono, che solitamente ci mettono nei reietti. Paccheri con funghi, non male. Io ho preso i green spaghetti, che sembrano degli spaghetti con l'insalata. Non lo so. Non so male, c'è il lime che dà sapore, però è strano perché senti l'insalata, non ha pasto alle verdure. Sai cosa sembra? Spuma. Sopra è la panna e sotto c'è il gelato all'alba, con del cioccolato in fondo. Buono. Ultima passeggiatina serale, in mezzo ai grattacieli.
Là si è appena conclusa una partita al Madison Square Garden e io qua vi direi fine giornata. Ultimo giorno, si abbandona la camera. Se c'è la camera. Ciao, buon viaggio. Rimani qua? Sì. Ok. Riempiamo l'acqua e ci dirigiamo verso Dumbo, quartiere con questo famosissimo spot apparso in una valangata di film. Quello è il Manhattan Bridge, mentre di qua sta il ponte di Brooklyn. Mi piace che uno in inglese e uno in italiano lo dico. Guardate che figata, il ponte che fa da cornice all'Empire. Gran bello spot questo, un po' affollato effettivamente, però vabbè. Fa proprio un bel effetto. E ora facciamoci una passeggiata nel quartiere, che è un quartiere molto storico di New York. Bello. L'obiettivo è ritornare in centro attraversando il Brooklyn Bridge, che è bello lungo, sono tipo 2 chilometri di ponte. Dobbiamo trovare il modo di salirci, è altissimo, quindi suppongo bisognerà camminare tanto in quella direzione. Non l'aspettavo così alto. Il tipico scuola bus giallo, non ne avevo ancora ripreso uno. Questo è il primo che filmo, che bello. Ok, lì ci sono le scale per salire sul ponte. Mission complete! Ponte attraversato, siamo tornati a Manhattan. Stiamo andando a vedere ed usufruire di quelli che sono considerati i migliori bagni pubblici gratuiti di New York. Forse tra i migliori al mondo. Siamo a Bryant Park. Ed eccoli qua. Solitamente c'è coda, ma abbiamo beccato un momento senza troppa coda. Se volete vedere il video recensione di questi bagni, li trovate sul profilo Instagram di Where is the Toilet. Vi dirò, avevo le aspettative molto alte, forse un po' troppo alte. Nel complesso un ottimo bagno, un po' piccolino forse, però per essere un bagno pubblico gratuito è davvero tenuto molto molto bene. C'è anche la musica classica di sottofondo e poi nel parco trovi le fontanelle che sono molto comode. Ultimo pranzo a New York qua da Bryant Park, ce la facciamo all'aperto a metà tra il verde e la città, più città che verde. Proseguiamo col nostro viaggetto andando verso l'ultima tappa, già, ovvero Little Island, un'oasi verde costruita proprio sull'Hudson ed è particolarmente recente perché è del 2021. Ma che bellino che è. Avevo appena finito tutta quella coda, ma avevo la borraccia con un goccino d'acqua, vedete? Un goccino d'acqua. Devo finirlo e rifare la coda di nuovo. Che palle, per due dita d'acqua. Devo rifare tutta questa fila. Non potevo berla di là, no, devo rifare tutto. Cosa cambia se la bevo di là o se la bevo di qua? Devi scannerizzare questo, me la fai bere, lo ripassi e controlli solo questa. Non c'è bisogno di ricontrollare tutto il mio corpo. A meno che magari ho ingerito qualcosa di sospetto e quindi... anche quel caso, mi fai ripassare solamente a me, non mi rifai fare tutta quanta la fila. È così. Si è inceppato il rullo, non ci voglio credere. Tutte le file vanno avanti. Questa invece si è bloccato tutto. Ma porca vacca. Ce l'ho fatta! Per due dita d'acqua. Che agonia. Vabbè, l'importante è che siamo passati. Dai, in anticipo a rischio ritardo. E dopo tutto sto bordello, la prima cosa che facciamo è riempirla. Gate 3, andiamo. E finisce qua la nostra avventura in America. Stiamo aspettando che ci imbarchino. Siamo giunti al termine. Grazie per aver seguito questa serie di daily da New York e ci vediamo domani, già domani, con un nuovo video, ma un settimanale classico normale, cioè torniamo ai weekly. Niente, vi salutiamo, grazie per essere stati con noi, ci vediamo. L'ho già detto, mi sto ripetendo. Sono la ripresa, ora si è ripresa, fin qua potevo arrivarci. Ciao, grazie di essere stati con noi.